Guardi, io penso questo, anche confermando un po' quello che avevo detto. Noi non possiamo che essere grati alla Procura per questa indagine, molto minuziosa, perché al di là delle vicende personali degli indagati, che fino a prova contraria per cui vale la presunzione di innocenza, è evidente che questa inchiesta già oggi ha aperto i riflettori su un intreccio inquietante tra decisione amministrativa, posizione politica e addirittura interessi criminali. E quindi si è aperta e si sono accesi i fari su un quadro che circonda la decisione amministrativa sconvolgente e che grazie all'indagine ora viene fuori. Contro tutto questo dobbiamo, come ho detto, batterci con una battaglia per la legalità con più trasparenza e anche con una mobilitazione che rifiuti la cultura del ricatto così come è emersa. Forse è stata preveggenza che la Regione Lazio la domenica scorsa ha concluso la prima grande iniziativa di 4 giorni che abbiamo voluto chiamare Lazio senza mafie. Certo, non immaginavamo di essere circondati da quello che sembra emergere e quindi, oltre a esprimere gratitudine, quello che posso dire è che dobbiamo continuare a tenere non 100 ma 100.000 occhi aperti e continuare nell'impegno per la trasparenza e per la legalità.